Ciao ragazze, sono online e stavolta sono arrivata un minutino prima perché ho visto che alcune di voi erano già in attesa. Fatemi un po' sapere se ci siete, perché vedo che con Facebook ogni tanto c'è un po' di ritardo, quindi magari siete già online e io non lo so. Nel frattempo mi sono preparata un po' di appunti, anche perché vedendo un po' le cose che avevate scritto stamattina mi sono venute delle altre idee. Quindi invece di tre consigli, tre bis tip, stavolta saranno cinque e parleremo sia di promozione sia di vendita. Allora aspetto ancora un attimino, dato che c'è ancora un minuto, così chi di voi è già qua può arrivare. Ecco che vedo, ah, eccola, ciao Francesca, benvenuta. Questa è la prima volta, penso, che sei online fra noi, quindi facci sapere. Se ci sei, se mi senti. Andiamo pian piano, se arrivano anche delle altre ragazze. Poi ogni volta mi fa ridere perché devo sempre sistemare il telefono in maniera da riuscire a vedermi tutta, no? Quindi anche questo è un programma a sé, come mettere il telefono per fare i live su Facebook. Francesca, come stai? Stai mangiando o sei in viaggio, stai lavorando? Cosa stai facendo di bello? Ecco, vedo che Francesca risponde e c'è sempre un piccolo ritardo, era quello che ho visto anche le altre volte con questi live di Facebook, c'è sempre un piccolo ritardo fra quello che dico, leggo e quello che voi sentite. Ciao Rosanna, benvenuta anche a te. Ecco qua pian piano, arriva anche Sara. Ciao Sara, fatemi ciao nella chat, che almeno so che mi sentite, ci siete e che è tutto a posto. Vediamo un po', anche qualcun'altra si è aggiunta, perché poi vedo dei numerini che compaiono sopra, però non capisco chi c'è appunto, quindi mistero. Buongiorno Rosanna, che energia! Ecco Francesca, non poteva mancare Francesca. C'è anche Giada, ok, ciao Giada, e anche Elisa, ciao ciao ciao. Sto aspettando il caffè, ti sento benissimo, ottimo, ottimo. Bene, bene, bene. Quindi, dato che adesso è l'una e 01, eccola, anche Roberta, ciao! Non mi compariva. Misteri di Facebook, chi lo sa? È arrivata anche Lidia. Ok, va bene, allora iniziamo pure. E come anticipavo prima, stavolta sono in realtà 5 bis tip e non solo 3, perché mentre leggevo le cose che scrivevate mi sono venute in mente delle altre cose. E allora, il primo consiglio che appunto a me è servito molto per superare la paura di promuovermi, perché anch'io ero, cioè io pensavo no, il marketing è una cosa brutta, cattiva, non bisogna farla, se sono brava le persone mi scopriranno, questo era quello che pensavo, no? Poi in realtà mi sono accorta che anche persone bravissime e conosciutissime, come ad esempio Anthony Robbins, se vogliamo metterla sul campo del coaching, anche persone del suo calibro in realtà fanno marketing. Perché? Perché possono essere conosciute quanto vogliono, ma per continuare a far funzionare la loro attività, continuano in maniera costante a fare marketing. Quindi la prima cosa che mi ha aiutata è stato proprio quello di fare uno switch mentale e capire che se io faccio marketing, in realtà non è che sto stressando le persone o le sto aggredendo. Cioè, sto facendo loro sapere che cosa potrebbero ottenere lavorando con me, perché posso anche essere la persona più brava al mondo a fare quello che so fare, ma se nessuno lo sa, diventa quasi più un disservizio nei loro confronti, perché loro non potranno mai beneficiare del mio aiuto. Quindi questa è stata la prima cosa che mi ha fatto superare la paura di fare marketing, questo switch mentale. La seconda cosa. Perché quando facevo marketing io pensavo, no, perché sto infastidendo le persone, quindi magari non vogliono sentirmi, magari gli rompo le scatole, era questa un po' la convinzione che avevo, no? Mi sono poi accorta che in realtà noi spesso ci concentriamo su quelle poche persone a cui magari può dar fastidio se facciamo marketing, mentre dall'altra parte ce ne sono molte altre che beneficiano di quello che noi facciamo e anzi sono contente di ricevere le nostre informazioni. E questo, ad esempio, l'ho notato quando ho fatto il lancio di Smart Women Business School.
a dicembre. Infatti mi ricordo che ho dovuto creare un sacco di mail e mandare tante mail, e ogni volta che mandavo il tasto invio, dentro me c'è un'altra email, chissà come reagiranno, magari sono mega pesante, non mi sopporteranno più, no? Ed è chiaro che alcune persone si sono disiscritte dalla newsletter, il che va benissimo. Altre persone, però, anche tra quelle persone che poi si sono iscritte al corso, mi hanno proprio scritto dicendomi grazie per tutte le mail che avevo ricevuto, perché in ogni caso era stato uno stimolo per loro per riflettere ulteriormente su che cosa volevano, come volevano raggiungerlo, eccetera, eccetera. Quindi ecco, spostare un po' l'attenzione dalla paura di infastidire quelle poche persone a quelle altre persone che in realtà stanno beneficiando del tuo marketing, perché grazie al tuo marketing possono conoscerti e possono decidere, magari non subito, ma in futuro, di iniziare a lavorare con te. E Francesca dice: è la solita cosa, che ci pesano molto più i feedback negativi, anche se pochissimi, rispetto a quelli positivi. Esattamente. E sai, un'altra cosa che mi sono accorta su questo aspetto, soprattutto quando appunto ho fatto il lancio di Smart Women, tante persone si sono disiscritte, cioè parlo anche di un centinaio di persone, un centinaio di persone su una lista di più di 1000 persone. Se io mi fossi focalizzata su quei 100 che si sono disiscritti, avrei chiuso baracca e burattini, no? Dall'altra parte, invece, tra coloro che hanno ricevuto le email, sono state interessate e si sono iscritte, invece mi sono detta: ok, vuol dire che quello che ho fatto comunque è servito, è stato utile anche e soprattutto a chi poi ha deciso di iscriversi al corso. Quindi questo era il secondo aspetto. E Francesca dice: bisogna imparare a guardare in maniera più razionale. Sì, poi ovviamente da qui a dire: mando email a raffica, faccio marketing a manetta, dopo lì c'è anche la misura, la giusta misura, no? Perché è chiaro che se ogni giorno continuo a mandare le stesse cose, continuo a rompere le scatole, continuo a dire compra, 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 è ovvio che le persone lì si annoiano decisamente. Ok, poi il terzo big tip. Allora, la paura di vendere. Quindi ci spostiamo un po' dalla promozione verso la paura di vendere. E io mi ricordo che ero la prima persona in assoluto che aveva paura di vendere. Infatti, se solo al sentire la parola io pensavo: ah no, vade retro, vendita, ti odio, no? In realtà mi sono accorta che la mia paura di vendere era dovuta a un'esperienza negativa che avevo avuto in passato come acquirente, quindi dall'altra parte. Quindi praticamente ero stata, diciamo, quasi aggredita e manipolata mentalmente per farmi acquistare un prodotto che non avevo bisogno. E io in quell'occasione ho proprio associato la vendita come una cosa persuasiva, manipolativa, bruttissima, una cosa che mi ha messo in una situazione molto sgradevole. E quando appunto mi sono resa conto che la mia concezione della vendita era dovuta a questo unico evento, mi sono accorta che in realtà alle persone piace comprare. Infatti, basta pensare che a tutti noi, cioè, o forse a quasi tutti, piace fare shopping, ad esempio. Quindi a noi piace comprare, ci piace investire i nostri soldi per ottenere quello che desideriamo. Non ci piace però la sensazione di essere obbligati a farlo, che è una cosa diversa. Quindi, appunto, considerare che le persone amano comprare e dare loro, offrire loro nella vostra vendita quello di cui hanno veramente bisogno, senza dover cercare di convincerle, persuaderle, manipolarle o quant'altro per far sì che vi paghino. Questo è il terzo aspetto. Poi, un quarto consiglio, cioè più che consiglio è una sorta di rivelazione che ho avuto, diciamo. Mi sono accorta che spesso le persone che fanno fatica a vendere sono anche quelle che più spesso fanno fatica a dire di no quando qualcuno cerca di vendere loro qualcosa. Quindi se fai fatica di dir di no, e quando qualcuno ti dice dai, compra questa cosa, non riesci a dir di no, molto spesso ti senti a disagio perché
Non vuoi comprare la cosa, ma non osi dirlo, hai paura di ferire la persona e allora sei un po' lì combattuta, no? Ecco, questa sensazione di disagio quando non si riesce a dire di no è quella che fa sì che molte persone non riescano a loro volta a vendere, perché hanno paura di mettere in quella situazione, l'altra parte, quindi non vogliono far sentire così l'altra persona. E questo mi era capitato ad esempio a Singapore quando me ne sono accorta. Allora un modo per, diciamo, esorcizzare questa paura, se è dovuta alla paura di dire di no, è proprio quella di esporsi alla vendita altrui. Quindi ad esempio io che cosa ho fatto? Ero andata in un centro commerciale e c'era una signora che vendeva dei profumi. E era palese che stava cercando di vendermi qualcosa. Quindi lei mi ha chiamata, mi ha dato un sacchettino in mano e poi ha iniziato a dire: "Ah, oh, guarda qua, ci sono tutti questi bei profumini, perché non li compri? Ma sai, costa solo 10 invece di 100, un grande affare di qua di là". E come reazione istintiva, la prima cosa che mi sarebbe venuta da fare sarebbe stato fuggire. Quindi no grazie, fuggire solo. Invece mi sono detta, ma proviamo a stare qui e a sopportare, diciamo, la sua vendita e alla fine dirle, no, grazie, non sono interessata. Quindi mi sono sorbita tutta la sua, il suo pitch, cioè il suo bla bla bla, e alla fine le ho detto, grazie mille, non mi interessa, tieni pure il sacchetto. E questa piccola cosa, anche se sembra banalissima, quando me ne sono andata mi ha fatto sentire proprio mi ha fatto sentire energizzata, quasi, quasi più forte, no? Perché mi sono resa conto che anche se le persone cercano di venderti qualcosa che tu non vuoi, puoi benissimo dire di sì senza sentirti in colpa, puoi benissimo dire di no senza sentirti in colpa. Vediamo un po' che vedo qua, ci sono un po' di commenti. Non bisogna cadere nello spam, vendita significa anche esporsi e spesso spaventa. Esatto, Giada, sì, infatti il discorso della visibilità e dell'esposizione è una cosa su cui vorrei appunto creare un challenge. Quindi non sarà tanto challenge sui video, ma più in generale sulla visibilità e sul mostrarsi, farsi vedere agli altri. Cos'è che dice? Vediamo qua. Aspettate, che non riesco a vedere cos'è che cerco a Roberta. Questo vale anche per chi ha 200 iscritti. Ma guarda, su 200 iscritti probabilmente se ne disiscriveranno, cioè dipende chiaramente da quante email mandi. Poi chi non è interessato si disiscrive, quindi la percentuale probabilmente sarà minore. Non penso che tutti i 100 si disiscriveranno. Ok, esatto, anch'io faccio fatica quando qualcuno cerca di vendermi qualcosa, dice Francesca, esattamente. Per me le vacanze tipo in Tunisia, dove devo contrattare, sono un incubo. Ecco, proprio quella sensazione lì di disagio, no? Che si prova, se noi proviamo a affrontarla e sopportarla, ecco che dopo riusciamo anche noi stesse a vendere meglio, perché non ci sentiamo più a disagio nel farlo. Il quinto e ultimo suggerimento, un po' più generale, per superare la paura di vendere è proprio quello di riconnettersi al vostro vero perché. E che cosa intendo con questo? Quando ad esempio avete deciso di diventare coach, consulenti, counselor, psicologo, formatrice o quello che è, probabilmente lo avete fatto spinte dal desiderio di aiutare le persone e probabilmente avevate anche un'immagine o una sensazione, un feeling, no, di che cosa volevate ottenere. Quindi, non so, magari immaginavate un mondo bellissimo in cui tutte le persone riescono a usare al meglio i propri talenti, in cui riescono a fare quello che desiderano, in cui si sentono potenziate, eccetera, eccetera, no? E questa era la vostra visione, il vostro perché, quello che vi motivava a iniziare anche l'attività che avete deciso di fare. Ecco, quando siete lì di fronte alla vendita o alla promozione e vi sentite incastrate in questa cosa perché vi fa paura, non vi sentite a vostro agio, cercate di spostare l'attenzione e riportarla verso il vostro grande perché, il motivo di fondo, quello che veramente sta dietro al perché state facendo tutto questo. E così facendo vedrete che si tratta semplicemente di proporzioni. Quando il vostro perché è così grande, è così immenso, è così potente, così forte,
Ecco che questo grande perché vi permetterà di superare quella che in confronto sembrerà solo una piccola paura di promuoversi o di vendere. Ok? Ecco, quindi io ho terminato con i 5 consigli di oggi e dato che oggi siamo anche all'inizio del mese, anche se non è proprio il primo del mese, vi invito anche a fare il goal setting. Che cos'è questo goal setting? Per quelle che sono nuove, che non sanno ancora come funziona questo gruppo, noi solitamente all'inizio di ogni mese facciamo un post, e dopo lo metterò, in cui si fa il goal setting. E nel goal setting io vi invito semplicemente a definire una, due o tre cose, ma veramente piccole. Un'intenzione, una piccola azione, una piccola cosina che volete portare a termine per il mese e lo scrivete. Così quando noi lo scriviamo e lo mettiamo lì per iscritto nero su bianco, ecco che questo goal prende più forza e ci sprona anche a riuscire a realizzarlo. E poi al termine del mese faremo il checkout in cui andremo a vedere un po' che cosa è successo, quali sono i vostri progressi e dove siete arrivate. Bene, quindi io termino qua questo Biz Tip. Stavolta mi sono dilungata un po', spero che vi è stato utile e ci rivediamo settimana prossima, sempre all'una, oppure a dipendenza degli orari, vedremo, per il prossimo Biz Tip. Alla prossima, ciao! Adesso vedo un po' se ci sono dei commenti. Ok, vedo di no. Benissimo, allora alla prossima. Ciao ciao!